quando noi agenzie spaziali parliamo di scienze e di tecnologia ci dimentichiamo di buona parte, normalmente ci dimentichiamo di buona parte del resto, e crediamo che tutti ci stiano dietro e diano supporto alle nostre cose senza parlare di queste cose, senza condividere gli obiettivi, i risultati. Ma non è facile parlare di queste cose dal punto di vista tecnico, come dicevo prima, buona parte sono cose che io non capisco neanche, eseguo ma non capisco, e il fatto di allargare, di utilizzare mezzi di comunicazione che sono, non sono, diciamo, normali, non è il comunicato stampa di un'agenzia secco e arido, esatto, non è il telegiornale che dice un magico, ma è un Ratman che va nello spazio, è fantascienza legata però a cose solide, come dicevo prima. Leo ha lavorato incredibilmente per andare a tirar fuori tutta una serie di fatti che poi ha usato per fare queste cose. Qui non c'è, paradossalmente qui non c'è niente di inventato, a parte Ratman che fa un po' il pazzerello, ma quello è il suo carattere. Per il resto tutto quello che c'è attorno, addirittura lui quando andava a disegnare, io apro e vedo la stazione spaziale e riconosco le parti della stazione così come sono. Poi intanto ti spostano il tavolo, giusto? Esatto. E lui si arrabbia perché dice, ma chi ha spostato quel tavolo? Per mesi il tavolo dove loro pranzano, spostato da una parte, arrivano i primi filmati con Paolo sulla stazione e ho spostato dall'altra. Oramai è troppo tardi per cambiare il disegno. Troppo tardi. Però insomma c'è questo modo di comunicare, è un modo importante, è un modo per parlare a generazioni diverse, è un modo per da un lato essere moderni e per l'altro comunicare. Dal mio punto di vista continuo a dire che è un peccato che oggi nello spazio vadano solo astronauti professionisti, dovremmo andarci tutti, non solo ingegneri, fisici, astrofisici, medici, geologi, quindi persone con una formazione prettamente tecnica, ma ci dovrebbero andare filosofi, ci dovrebbero andare scrittori, ci dovrebbero andare fumettisti, fotografi, registi, tutti ci dovremmo andare perché questo è il modo per allargare le nostre conoscenze e portare veramente l'umanità oltre a dove siamo oggi.